E perde un'ampollina. L'ampollina ha colpito di nuovo! Scusate, ma che cos'è questa ampollina? Vedrai che stavolta questa ampollina gli si frantumerà fra le mani. La sfida era ardua, far ridere gli spettatori a teatro con un testo scritto 2500 anni fa. Salvo Ficarra e Domenico Picone hanno centrato l'obiettivo con Le rane di Aristofane, diretto da Giorgio Barberio Corsetti, in scena a Roma all'Eliseo fino al 9 dicembre. Sicuramente una sfida bella, impegnativa, anche diciamo da incoscienti, no? Incoscienti, sì. Incoscienti certo. Noi e incosciente anche Aristofane. Ad affidarci questa commedia sua di 2500 anni fa, complimenti ad Aristofane per l'idea. Salvatore Ficarra interpreta Dioniso, il dio del teatro, che si reca nell'oltretomba per riportare in vita Euripide. In questo viaggio è accompagnato dal suo schiavo Santia, interpretato da Picone. Credo che forse sia la coppia comica più antica che esista, quindi il nostro rapporto è quello di un padrone che picchia il servo che scorreggia ogni tanto. Devo dire che lui fa anche delle cose molto scurrili. Gli pago i contributi? Non mi paga i contributi perché non c'erano. È un rapporto però molto carnale. Nonostante lui sia un dio e sia il mio padrone, io non lo risparmio. Questo era uno spettacolo destinato alla gente, a tutto il tipo di gente che andava a vedere lo spettacolo. Quindi c'erano persone ignoranti, ma molto ignoranti. Poi c'erano il sacerdote in prima fila, poi ci potevano essere persone più o meno istruiti, c'erano i politici, per cui era uno spettacolo per tutti e quindi in questo senso, come dice Aristofane in questa commedia, si alternano momenti molto gioiosi, molto giocosi e momenti serissimi. Nell'aldilà Dioniso diventa il giudice di una disputa tra i due grandi drammaturghi Eschilo e Euripide e alla fine deciderà di portare con sé Eschilo che con i suoi discorsi sarà in grado di sferzare i cittadini di Atene che attraversava in quel momento una fase di decadimento. Il legame con l'attualità è molto evidente. Nessuna somiglianza, stiamo parlando di un periodo in cui c'erano, almeno così dice Aristofane, c'erano politici che cambiavano continuamente casacca, corrotti, gente che si occupava di se stessa e non della cosa pubblica. Politici buffoni, dice Aristofane, per cui c'è cose che succedevano 2500 anni fa. Non credo che... È un'opera di fantasia, ecco. Lo spettacolo ha le musiche originali composte ed eseguite dai 6 ottavi, un cast di giovani attori, mentre gli interpreti di Euripide ed Eschilo sono Gabriele Benedetti e Roberto Rustioni.